tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e... Eccomi qua, questo è il vostro Pokémon Ita 7. E voi direte, che ci farò oggi in questa inquadratura, in un ambiente totalmente diverso a dove di solito siamo? Ve lo dico subito, incomincia la nostra nuova serie A Caccia di Affari Pokémon. Una, due volte al mese troverete sul canale questo tipologia di vlog, dove io vi porto e vi faccio vedere dove io riperisco tutta la merce per i video, gli short e tutta la roba del canale. Quindi cosa dirvi ragazzi? Seguite questo nuovo tipologia di video, questo vlog, fatemi sapere se vi piace, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cosa dirvi? Un buon proseguimento! Eccoci qua raga, nel primo posto. Qui raga, questo è il primo posto, si chiama l'antro dell'orco e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori da qui. Già vedo qualcosina, ma eccoci qua. Allora andiamo nel reparto Pokémon e vediamo. Eccoci qua, ETB collezioni 5. Qualcosa di Morpeko, Elector Tevisu, ma non vedo niente che ci possa particolarmente interessare. Ora amici miei, questa prima fermata non è andata granché, però non demordiamo, abbiamo ancora tante altre fermate da fare e alla fine uscirà fuori un bel bottino. E come sempre cosa dirvi raga, iscrivetevi al canale, lasciate un like e continuate la clip. Qua raga, punto numero 2, Toys Center. Voi direte perché alla Toys, che è commerciale? Sì, è vero ragazzi, indubbiamente è un posto commerciale, ma oltre ad avere un buono da scaricare, quindi in ambi casi diciamo che mi addentrerei qui, e tra i posti più forniti, proprio essendo una grande catena, c'è la possibilità di trovare qualcosa di bello. Quindi sfrutteremo al massimo questo per vedere un attimino cosa riusciamo a tirar fuori. Ma raga, ETB Tempesta Argentata, collezioni miste, queste qui le prenderemo. Poi vedo un bel po' di Pokéball e poi collezione Deoxys, sì, si spera di trovare anche quella là di Zeraora. Vediamo un attimino. Eccoci qui raga, prima fermata alla Toys ci ha portato questo meraviglioso Pikachu, cioè per forza di andare in esposizione. E poi collezione di Rotom V, collezione di Giratina V e collezione di Gallad V, e così abbiamo completato il tris di queste tin. Quindi adesso proseguiamo con il video, abbiamo ancora tante fermate e tanta altra roba da prendere, e quindi buon proseguimento. Eccoci qua raga, giorno numero 2, adesso andremo dall'altra parte della città dove ci sono altri 2-3 negozi da girare, vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro di buono. Buon proseguimento. Eccoci qua raga, terzo posto, io già lì in fondo vedo qualcosa, vediamo un attimino se c'è qualcosa di interessante. Eccoci qua raga, allora cosa abbiamo qui? Vedo un po' di roba, bustine sealed, collezione della professoressa Raya, non male da riflettere se prenderlo o meno. Tempesta argentata, non male. Poi abbiamo degli ETB e vedo qui una collezione di Destino Splendente che mi sa che prenderemo, quindi lasciamola qui un attimino. Collezione Deoxy VMAX, il prezzo è anche non male. Raga, mi sa che qualcosa riusciamo a tirar fuori da questo GameStop. Comunque, adesso vediamo un attimino cosa riusciamo a tirare fuori, facciamo un giro nell'altra location e poi faccio vedere i risultati finali di quello che sono riuscito a prendere. Comunque direi che la merce c'è. Eccoci qua raga, siamo arrivati al terzo luogo, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori da qui. È un centro commerciale, ma c'è tanta roba da tirare fuori. Buon proseguimento.
Eccoci qui, raga. Qui la situazione è un po' più critica. Collezione di Morpeko, quella di Cleaver là dietro, che francamente è alquanto evitabile, direi. Poi Stagin Tin, ma a 19,90 direi di non toccarle. Collezioni miste TB, ma ripeto, sono TB, non di collezioni speciali, ma da 8 pack, quindi non conviene. Poi Tempesta Argentata, blister da 3, non male. Morpeko V Unione, prezzo folle, anche se dietro vedo che ci sono quelli ad IV, lucente, Electrode. Questo qui, buon prodotto. Dietro vedo qualche collezione 0 ore, cose varie. Vediamo un attimino, raga, cosa riesco a tirar fuori da questo posto. Ma devo dire che la situazione, francamente, non mi fa impazzire. Ed eccoci qua, ragazzi. Siamo tornati finalmente a casa. E adesso vi farò vedere tutta la merce, quello che sono riuscito a trovare. Per ora, bene, non benissimo, però sono abbastanza soddisfatto. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare questo vlog, ditemi se vi piace questo format che voglio portare sul canale quando vado a fare, diciamo, rifornimento. E adesso vi faccio vedere cosa c'è. Allora, in omaggio a queste due promozionali più vicino, vabbè, le promozionali le troverete in vendita sul mio shop Pokémon Ita 7 su eBay, insieme ad altre cose farò un'asta come solito faccio. Poi abbiamo tre Shaking Tin, quelle a nuove, dove dentro c'è evoluzione Tere, raga. Queste se le trovate, compratele, mettetevele dentro. Al prezzo che hanno, 16,90€, queste qui sono il top. Perché dentro avete tre bustine, una moneta, ma oltretutto un pack di evoluzione Tere che è introvabile. Due Pokéball con tre bustine miste. Qua dentro, se non sbaglio, ci dovrebbe essere Regno Glaciale e qualche cosa, non mi ricordo che cosa bene. E poi le tre collezioni, quelle là che vi ho fatto vedere. Quindi questo è un po' il bottino che siamo riusciti a tirar fuori per ora. Io che vi dico, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo vlog. Commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e cosa dirvi? A un prossimo video!